Siamo insieme a Gianfranco del comitato Not After Zovalico di Serravalle Scrivia. La manifestazione di oggi, 6 ottobre, è partita proprio dalla cittadina di Serravalle. Qualche impressione sulla giornata di oggi? Beh, la giornata, insomma, si commenta da sola, è molto bella. C'era tantissima gente e stavolta, rispetto all'altra, anche il paese ha risposto. C'era sia gente di Serravalle che in corteo, che tutti i bar e i negozi aperti. Insomma, io credo che oggi sia una bella giornata, perlomeno per tutti quelli che sono nel movimento contro il Terzo Valico. Certo, tra qualche settimana ricominceranno gli espropri nei territori appunto interessati dal Terzo Valico. Qual è la risposta che il movimento si propone di dare a questa nuova ondata di espropri? Noi sicuramente tenteremo, come l'altra volta, di opporre una resistenza popolare, non violenta, a queste persone che vengono a portare gli espropri. Vedremo che cosa succede, insomma, anche perché dovevano essere a settembre, adesso siamo a ottobre, non sono ancora arrivati. Il COCI, tanto movimento, sembra quasi che faccia tanta propaganda. Comunque noi studieremo logicamente le azioni a noi più convenienti, quelle più efficaci. L'idea nostra è di fare di tutto per impedire che questa opera vada avanti. Grazie mille, buona manifestazione.